Grazie ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi, scusate se sentite parlare dietro, ma è tornato dall'asilo mio nipote, quindi proprio adesso che facevo l'asilo. Sì, facevo il video, però vabbè. E niente, volevo farvi vedere i appunto pacchetti, diciamo, che ho comprato al Tacco Fashion. L'altra volta c'era scritto solo Tacco, la Tacco Fashion. Comunque vi ho detto così perché c'è nel video che ho girato domenica, che vi farò vedere, dove devo caricarlo ancora. E da Yo Bimbo. Allora, iniziamo subito. Ho preso questo reggiseno qui, che è un 85C, non imbottito, molto comodo, semplice, qua dietro molto 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 semplice. Poi è della Flame, giustamente, perché attacco a queste marche qua. Appunto, se riuscite a vedere, un 85C e l'ho pagato 5,99 euro perché era in offerta. Allora, io dei reggiseni dell'attacco voglio dirvi una cosa. Secondo me sono molto molto comodi. Non sono, ecco, tanto imbottiti, sono comodi come reggiseno. Rispetto magari a alcuni di altre marche, tipo AVS, costano tantissimo e non sono per niente comodi, si rompono subito, secondo me. Invece questi sono molto molto buoni. Poi ne ho preso un altro tipo, sempre 85C, così nero, come l'altro, semplice. E questo invece l'ho pagato 9,99 euro. Poi ho comprato un paio di calzoncini, visto che stiamo andando d'estate. Li ho presi così, molto semplici, con questo tema. Ecco, hanno la coscia qua larga e vanno a chiusura così, a questo tipo affarino. Hanno questo tema qua, molto 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 carino, secondo me. Qui hanno l'elastico, se mi riesce. Con questo fiocchettino rosa salmone, molto 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 carino. Io ho preso per me appunto un XL XXL, anche perché mi da gusto stare parecchio larga, e l'ho pagata 7,99 euro ed è della Jean Pascal. Jean Pascal. Ah, soprattutto alle tasche, come vedete, alle tasche molto, ecco, mi c'entra quasi una mano, quindi abbastanza larghe. E poi, come ultima cosa, Tacco Fashion, ho preso una canottiera per me, perché io quando vedo le canottiere da uomo, io me ne innamoro perché mi stanno giù lunghe e a me piacciono tantissimo. È fatta così. Ecco, questo è ecco l'immagine, molto carina. Questa appunto è la canottiera, appunto è la canottiera. Poi qua è larga sotto, come vanno ora tutte larghe. E va giù 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 lunga. Secondo me è molto molto carina. Questo appunto è il disegno. È una doppia XL, che l'ho messa abbastanza larga. È della Chapter, no, insomma, io l'inglese zero. E l'ho pagata 4,99 euro perché era in offerta, appunto una doppia XL. Secondo me è molto 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 carina. E molto comodi, i vestiti del tacco sono molto molto comodi. Anche questa, per esempio, del tacco è veramente veramente comoda, secondo me. Appunto, c'era lo scontrino, poi c'erano le offerte, ci sono alcune offerte, dettagli. Poi da Yo Bimbo ho preso per mio nipote per andare in piscina, ho preso questi qui, o per andare al mare, i Little Swimmers taglia 5-6, perché quello è un elefante, non è un nipote. Hanno di Dory, hanno la faccina qua, appunto di Dory. Sono molto comodi. Le ha portati anche l'anno scorso, quando avevamo messo la piscina, però aveva la taglia giustamente più piccolina. E questi, ecco, per andare in piscina, al mare, anche sotto il costume, bisogna per forza mettere il pannolone, questo qua, perché comunque se gli contengono la cacca, la pipì e tutto quanto, l'ho visto, non sanno ancora contenere, soprattutto se sono piccolini, se hanno 2 anni, ancora, cioè già a 2 anni dovrebbero
anche quasi toglierlo il pannolino, secondo me. Cioè, alcuni già li tolgono. Alcuni già a 18 mesi tolgono il pannolone, però dopo dipende da bambino a bambino. E ecco, dovrebbero tenere il pannolone. Questo fa fino a 18 kg. Secondo me molto 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 buoni. Poi, allora, Yo Bimbo è una bustina così, semplice, si è anche aperta. E io ho preso un po' di stuzzichini della Hip. Allora, io ho preso questi che gli piacciono tanto, gli anellini di cereali. Sono al sapore di formaggio, sono fatti appunto così, anello. Ecco, qui c'è disegnato. A lui questo piace, l'ho preso anche l'altra volta, mi piacciono tantissimo. Sono anelli di cereali appunto della Hip, al sapore di formaggio, con cereali biologici accuratamente selezionati, senza aggiunta di aromi. Molto consigliati. Questi della Hip secondo me sono consigliatissimi, delle volte li mangio anch'io. Tipo questi qui, le mini Dixie, io e lui ci facciamo certe scorpacciate di queste. Sono appunto baby soft di ai cereali, sempre. Appunto ideali per scannocchiare per i primi dentini. Sono tutti consigliati dall'ottavo mese in su, appunto quando escono i denti, scappano i primi dentini. Però questa qui è in versione nuova ricetta, noi, io e lui, perché si mangiava io e lui. Non sanno di nulla, però a me piacciono tantissimo. Io e lui si mangiava la ricetta che c'avevano prima. Sono appunto 100% cereali bio, senza sale né zuccheri aggiuntivi, e anche senza aggiunta di aromi. Io questi qui ve li consiglio tutte, senza stare a farvela la lunga. Poi le baby gallette alla mela, che a lui piacciono tantissimo, proprio ne va matto di queste qui. Sono appunto, vedete, baby proprio gallette. Sono all'80%, 83% riso bio, con succo concentrato di mela bio, solo zuccheri della frutta, senza glutine e senza aggiunta di aromi. Di questa linea qui, che io non gli ho preso, c'è anche le bibi fette. Quelle sono, le voglio prendere per metterci sopra la marmellata. Poi dopo, io ho preso le baby gallette al mirtillo, ho voluto provare anche queste. Queste non le ha mai mangiate, voglio proprio provare. Sono 84% riso bio, con succo concentrato di mela bio, con purea di mirtillo bio, quindi c'è anche la mela, anche mela. Ah sì, c'è il disegno anche, mela e mirtillo. Solo zuccheri della frutta, senza glutine, senza aromi, appunto aggiuntivi di aromi. Tutti li ho pagati 50 centesimi, una cosa del genere, nemmeno mi ricordo. Poi ho preso le baby gallette di riso, perché lui queste cose, queste gallette, mi piacciono un sacco. Ma come no, l'umania, ma perché l'umania ogni cosa. Queste sono le classiche baby gallette di riso, 100% riso bio, senza sale né zuccheri aggiuntivi, senza glutine, senza aggiunta di aromi. Poi ho preso le stelline di cereali alla frutta, fatte così, carine, mi piacevano, ho detto perché no. Solo zuccheri della frutta, appunto hanno vari colori, sono colorate, pronto, perché ci sono mela, mirtillo, no, mela, ribes e arancia, hanno questi tre colori. E sono 88% cereali bio, solo zuccheri della frutta e senza aggiungere aromi. Poi posso vedere anche qua i disegnini. Poi ho preso, allora, queste mi piacevano tantissimo. Sono delle barrettine che si chiamano Viva la frutta e sono fatte, vedete, alla banana, amarena e yogurt, ma hanno il tema, guardate, tipo delle leopardate, tipo ghepardate, non so, da 1 a 3 anni. E ho detto perché no, proviamoci, costava un euro, non mi ricordo. Ho detto ma io le provo. Infatti mo dopo, appena finito il video, le vado a dare. Poi ho preso, erano carine, la domenica quando sono andata dalla mia nonna, tipo molto carina, oppure quando vado ai suoi nonni, vabbè. Sono delle lasagne al ragù,
sempre della Hip da 1 a 3 anni. Molto carine, sono 250 grammi, quindi una porzioncina giusto per il bambino. Ah, praticamente sono lasagne al ragù Hip. Il tuo bambino può gustare un pasto completo proprio come i grandi e tu puoi avere la sicurezza di offrirgli un pasto gustoso e nutrizionale, equilibrato. Preparato esclusivamente con ingredienti bio, carne proveniente da allevamenti condotti nel rispetto del benessere degli animali e una porzione intera in un pratico vassoio per imparare a mangiare come i grandi. Appunto, è un alimento biologico pastorizzato per bambini da 1 a 3 anni, lasagne al ragù. Si può cuocere al microonde dove pare. C'è il cartoncino, vedete, appunto fatto proprio così, c'è la plastichina proprio da fare anche il forno microonde. E questi. Ah, c'è lo scontrino! Non mi ricordavo. Ah, praticamente no, le stelline, baby soft, gallette, quelle lì le ho pagate tutte in euro. I pannoloni 8 euro, le lasagne 2,75 euro. E la frutta 88 centesimi, questa qui, le barrette. Poi io ho preso anche, perché non poteva non mancare, i cannelloni alla verdura. Questi qui. I cannelloni alle verdure, sempre della Hip, sono sempre cannelloni alle verdure, appunto, sono verdure raccolte al giusto grado di maturazione e cotte delicatamente al vapore. Non sono le classiche con la carne, ma sono alle verdure. Tipo noi le mangiamo con le ricotte, loro le mangiano con le verdure. Mi pareva una cosa carina da prendere anche questa. E sempre fatta, vedete, così. E l'ho pagata sempre 2,75 euro. E niente, il video è finito qua, per tutte le cosine che ho preso sia alla Yo Bimbo che al Tacco Fashion. Ho già fatto un po' di spesa. Sono andata anche al Tada. Comunque sia, dopo questo video sicuramente vi caricherò gli acquisti del mese di maggio. Anche perché sono in ritardissimo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo. Ciao!